Allora, torna il successo e soprattutto torna al primo posto del girone per lo United Pomezia, vittoria sofferta contro questo Sporting Terracina Maitomo. Abbiamo trovato una squadra, come ci aspettavamo, molto forte tatticamente, difensivamente erano organizzati, abbiamo avuto la sfortuna di andare sotto subito, quindi la partita si è resa ancora più complicata, però l'importante è aver preso questi tre punti e aver diciamo rinnovato il primario in classifica, che secondo me è la posizione che ci spetta e ci dovrebbe spettare per quello che abbiamo fatto e come, per come abbiamo lavorato fino adesso. Ecco, che cosa vi aspettavate di più? Il fatto di tornare al successo o il fatto che questo Terracina partiva subito forte? No, tornare al successo era una cosa vitale per noi, perché venivamo da un periodo un po' difficile, che abbiamo fatto un punto nelle ultime due. Però devo fare i complimenti ai ragazzi del Terracina e al mister, che ci hanno dato del filo da torcere, veramente molto filo da torcere. Senti, invece nel secondo tempo, quando è arrivata quella fiondata, ti sei trovato sulla traiettoria, lì è veramente tirato un grande sospiro di sollievo. Lì, quelli sono momenti, secondo me, il 99% delle volte gol, sono stato fortunato, ma... E sono stato anche bravo, perché va anche detto che ho fatto una bella parata, quindi poi comunque mi ha fatto due gol il ragazzo, quindi diciamo che può essere soddisfatto anche lui. Allora, c'è la gioia di due gol, però rimane l'amarezza di una sconfitta che per lunghi tratti poteva anche evitarsi. Ma innanzitutto buonasera a tutti. La sconfitta con la capolista ci sta, ci può stare, anche perché sono un'ottima squadra e hanno dei singoli che non hanno tutti. Poi per quanto riguarda i gol, preferivo fare qualche gol in meno magari e vince la partita, però è andata così, va bene lo stesso, è stata una bella partita, hanno meritato la vittoria anche loro, quindi va bene così. Allora, pronti partenza via, raccogli un suggerimento di testa più alto di tutti, beffi praticamente il portiere avversario. Poi da lì è cresciuta un po' la vostra pressione, anche se però dovevate faticare qualche cosa in più. A quel momento che cosa sarebbe servito? Ma abbiamo provato a dargli un po' di fastidio facendo questa pressione alta, e anche se fino a una certa è andata anche bene, poi se non prendiamo il gol magari si chiudeva il primo tempo sull'1-0 per noi, poteva essere un secondo tempo diverso. Però... Anche se poi però non possiamo metterlo da parte, un secondo tempo veramente eccellente da parte vostra. Sì, non volevamo lasciare niente sul campo, abbiamo provato fino alla fine a portare il pareggio almeno a casa, e un po' per la bravura del portiere avversario, un po' per la bravura del gol, l'euro gol che ci è stato fatto alla fine, la partita è andata così. Ora è iniziato il girone di ritorno, adesso i punti cominciano a essere pesanti. Secondo te, avendo visto praticamente tutta una prima parte di questo campionato, che idea ti sei fatto? Dove si potrebbero andare a cogliere punti fondamentali? Ma innanzitutto ancora dobbiamo chiudere il girone di andata, dobbiamo recuperare la partita con il Pontina, che è abbordabile, e in più abbiamo, adesso si ricomincia col girone di ritorno, dove abbiamo 3-4 partite alla portata della vittoria, e si spera di cominciare il girone di ritorno con qualche punto in più, facendo punti importanti che ci servono per la classifica e uscire anche da questa zona play-out. Bene, grazie a Marco Parisella, capitano, play manager di questa squadra, e buon proseguimento di campionato. E chiudiamo con Ceraldi, ultima battuta prima di lasciarci. Torna, abbiamo detto, la vittoria e torna il primo posto. A questo punto, anche per te, che idea ti sei fatto di questo girone di andata? È stato un girone complicato. Però abbiamo dei giocatori importanti, abbiamo un ottimo mister soprattutto, e se continuiamo a lavorare sodo speriamo di riuscire a portare il primo posto fino al termine della stagione. Allora, Alessio Caporeletti, lo ritroviamo dopo un periodo lungo di fuori per impegni istituzionali.
la lunga pausa poi per il Natale, le feste natalizie, ritrova una squadra, in che condizioni? Beh, intanto buonasera e bentrovati. La squadra sta bene nel senso che fisicamente stanno bene i ragazzi, mentalmente anche, forse un po' tatticamente si sono un pochino persi, no, però è pure vero che io devo ringraziare innanzitutto la società che mi ha permesso di potermi assentare per 2 mesi e comunque ha continuato a credere in me, mi ha tenuto su questa panchina. Vabbè, del resto poi non l'avevamo anticipato, ancora prima che tu stesso saresti stato fuori, che il gruppo di questa società non avrebbe fatto mancare nulla in qualsiasi circostanza, dopodiché proprio è venuta proprio questa assenza forzata. No, forzata, però ecco, il discorso è stato questo, che Contardi, Mantegazza e soprattutto Maggi hanno continuato il lavoro che avevamo fatto. È normale che comunque quando manca un po' tra virgolette l'allenatore, il cane che mozzica, i ragazzi sai come sono, specialmente nel mondo del calcio, e quindi magari hanno un pochino perso un po' di fluidità di manovra. Però oggi, nonostante tutto, abbiamo preso un primo gol sbagliato, ma nel senso che è stata incomprensione tra centrale ed ultimo. Per il resto poi abbiamo fatto la partita, abbiamo sbagliato tanto sotto porta, spesso non ci siamo cercati quando era il momento. Allora mister, qualche numero, diciamo un po' rapidamente, tipo botta e risposta. Il girone di ritorno si può dire che è terminato, ma questa sera però è terminato. Il girone di andata, scusa. Allora, il girone di andata è terminato e questa sera virtualmente il titolo di campione d'inverno spetta allo United Pomezia. Sì. 7 vittorie in casa, imbattibilità soprattutto dove si è colto il massimo dei punti qui al Palaenea. Adesso che girone di ritorno tu vorresti, ti aspetti? Normale, è scontato dire sono lì. No. Io, come ho detto ai ragazzi l'altra sera, dopo ecco quasi 2 mesi, oggi dentro lo spogliatoio, io mi aspetto di vedere questa squadra continuare a crescere. Sono sempre stato dell'idea, magari proprio perché vengo dai settori giovanili, che è importante fare le prestazioni. Poi i risultati vengono di conseguenza. Se gli altri sono più bravi di noi, si stringe la mano. Oggi il Terracina, nonostante tutto, alla fine meritava forse il pareggio per come si era buttato a capofitto negli ultimi 10 minuti, quindi a dimostrazione che poi la classifica lascia il tempo che trova, le partite vanno giocate e io spero sempre di fare la prestazione. Quando fai la prestazione generalmente vinci e continuiamo così, insomma, Si ripiega il tutto subito da domani, subito testa, perché sabato c'è un impegno molto molto importante, arriva l'Eagles Aprilia. Sabato abbiamo l'Eagles, che secondo me è una delle maggiori candidate insieme all'Heracles alla vittoria di questo campionato, insieme a noi non ci nascondiamo, e quindi sarà sì uno scontro diretto, fortunatamente in casa nostra, però quando fai questo tipo di partita in casa, fuori casa conta poco. Forse quello che per noi è più importante sono le dimensioni del campo, perché in casa loro abbiamo un po' faticato per il campo, però loro stanno in un buon momento, noi magari stiamo in recupero, poi ecco con l'infrasettimanale non ci aiuta. Sono 8 risultati utili consecutivi loro. No, ma li conosciamo benissimo, conosco il mister, quindi loro giocano, sono bravi, sarà una bella partita, questo senz'altro. Bene, e quindi l'appuntamento qui al Palaenea torna sugli appassionati di mondo futsal con lo United Pomezia sabato alle ore 15, il fischio d'inizio per la seconda giornata del girone di ritorno.